A Londra ha cominciato da poco a piovere, ma questo non scoraggia le moltissime persone che sono in fila già da qualche ora per raggiungere Buckingham Palace. Hanno aperto gli ombrelli e imbracciano molti di loro dei bouquet di fiori. Il lungo serpentone che adesso in realtà quasi arriva alla stazione di Victoria, delle persone che sono determinate ad andare a salutare la regina Elisabetta che è mancata ieri. In realtà, come sappiamo, la sovrana non si trova a Buckingham Palace, bensì a Balmoral in Scozia, ma è un gesto simbolico questa visita, per la quale molti britannici, ma anche tantissimi turisti, tantissimi stranieri si mettono questa mattina in fila, aprono gli ombrelli, alzano i cappucci, portano fiori, come ho detto. A un incrocio di una delle strade principali che porta in questa zona, venendo dalla trafficatissima stazione di Victoria, c'è un gruppo di bobbies, come si chiamano colloquialmente i poliziotti britannici, che è lì proprio per dare indicazioni alle persone sul percorso da seguire per arrivare a Buckingham Palace. Alla stazione di Victoria questa mattina la scena era abbastanza toccante, perché volendosi lasciare suggestionare forse c'era una atmosfera particolarmente pacata, proprio particolarmente composta, quasi a mimare quella compostezza che tutto il mondo adesso riconosce, ma che ha sempre riconosciuto a Elisabetta II. E poi proprio accanto al pannello degli arrivi e delle partenze del principale terminal di questa stazione, che è stata a lungo la stazione più importante di Londra, prima di Liverpool Street più a sud degli ultimi decenni, compare una gigantografia in un pannello luminoso proprio di Her Majesty, Sua Maestà, e che sembra guardare dall'alto questo brulicare di londinesi che ha osservato per 70 anni e ha visto cambiare questa città. Ci si aspetta quindi una grande partecipazione in questi giorni per il lungo saluto alla regina da qui a Londra. E oggi, per esempio, a metà mattina, nell'era dei media digitali, già non si trovava più un quotidiano cartaceo in centro, e la curiosità, ma forse anche l'affetto, la voglia di esserci, riguarda tutti in questo momento. Infatti lungo questa fila per raggiungere Buckingham Palace si sentono parlare tantissime lingue. Ci sono persone che prima di partire hanno deciso di fare questo piccolo pellegrinaggio, prima di lasciare Londra, turisti insomma, e quindi con i loro bagagli sono qui in fila, qualcuno ha comprato al volo dei fiori, e poi i turisti si fanno i selfie accanto all'immagine della regina Elisabetta che compare in molte delle stazioni delle metropolitane.